dalle vittorie della Supercoppa italiana, raggiunge Stanco Luce che era il prima pista. Ecco Gigione, dai vieni qua mo. Una con il Parma, c'è un calcio, una cosa. Vamos! Guarda come spa! Per questo che si va dall'altra parte non gliene è arrivato addosso manco uno del libro. Ecco. E come l'anno scorso e come l'anno prima, voi parlate da giugno ad agosto e noi ad agosto il primo trofeo lo alziamo al cielo. Fegati! E fino alla fine, forza! Yes! E come l'anno scorso e come l'anno prima, sotto l'ombrellone sognate, parlate, poi in campo la dura realtà. Fegati! E dopo le parole, e dopo gli insulti, e dopo i catastrofismi, ecco che arriva il campo e tutto mette a tacere, e tutto mette in riga, e tutto riposiziona nelle sue caselle. Adesso siamo contenti, adesso siamo soddisfatti, arriviamo fino al 22 d'agosto con un po' di tranquillità, fratelli e sorelle, mi riferisco ovviamente a quelli che fino ad ora sono stati un coro unanime di protesta nei confronti della Juventus, del lavoro di questa società. Mandzukic, minuto numero 69, Dybala, minuto numero 73, i due fischiotti, l'1-2 in appena 4 minuti, che stende l'Aquilotto, che impallina l'Aquilotto e ci dà la settima Supercoppa italiana della nostra storia, come noi, nessuno mai. Fegati! Allora, fratelli e sorelle, a parte il campo indecente, la telecronaca della Rai che era semplicemente soporifera, adesso io capisco perché alla Rai è rimasta soltanto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, perché fate semplicemente cacare. Poi ci mettiamo la regia cinese che ha fatto 75.000 replay. Io spero e faccio qui io invoco Lega Calcio, non ci andate più. Io capisco che so soldi, lo capisco, ma non ci andate più, perché è stata una partita inguardabile. Inguardabile, vero? Sì, perché è mio padre di Ronaldo. Giusto, è stata una partita inguardabile. A parte questo, la Juventus, fratelli e sorelle, è un cantiere aperto, un cantiere però nel quale spiccano le solite fondamenta, che sono il solito Bonucci, che gioca la partita sontuosa di sempre, Pogba a centrocampo, è lui il leader indiscusso di questa squadra, ora lo capite perché gli hanno dato il numero 10, lo capite? Imposta, rifinisce, mette Mandzukic davanti a Marchetti e poi c'è stata le due punte, gli attaccanti. Io lascio da parte magari Coman, lanciato nella mischia così quasi a sorpresa, poi in vero Mandzukic, lo stacco imperioso che segna, con il quale segna l'1-0, e poi Dybala che chiude i conti ottimamente imbeccato in area da Paul Pogba. Fondamenta importanti sulle quali costruire la nuova Juventus. Ragazzi, il primo l'abbiamo preso, da qui ripartiamo per la nostra gioia e per i vostri fegati spappolati. Da qui ripartiamo, speriamo che sia un buon preludio per quello che ha da venire. Inaugurata anche con una vittoria la nuova fiammante maglia della Juve. Allora, per oggi è tutto,
La prima è andata, l'abbiamo vinta, l'abbiamo presa. Bene così, perché fa morale, serve. Ci rivediamo ai prossimi appuntamenti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Seguitemi su Passione Juve e Delius Channel, ovviamente su Facebook. È andata, super campioni d'Italia. I super campioni d'Italia siamo? No! Fegati! E fino alla fine, forza! Juventus! Forza!